queste erano stime, diciamo, cautelative ancora di 4 anni fa, almeno 500.000 metri cubi l'anno. Dal riciclaggio possono venire almeno 2 milioni di metri cubi l'anno, anche se qualche operatore del settore parla anche di 3 milioni di metri cubi. Per farla breve, dal fabbisogno 8 milioni e mezzo di metri cubi, meno 10% per una contrazione del mercato, come dicevo, meno 500.000 che potremmo recuperare dai fiumi, meno 2 milioni di metri cubi da riciclaggio. In sostanza il fabbisogno, secondo noi, potrebbe essere attorno ai 6 milioni di metri cubi l'anno per tutta la regione. Dovendo contribuire Treviso per un 42%, questo vorrebbe dire che Treviso dovrebbe dare 2 milioni e mezzo di metri cubi circa. Il residuo già autorizzato è 82 milioni e 464 mila metri cubi, cioè già adesso chi ha le autorizzazioni a scavare ha queste quantità in distanza adesso, al 31 marzo 2008 infatti. Quindi, se il fabbisogno è 2 milioni e mezzo, 82 milioni di metri cubi possono bastare per più di 30 anni. Questo è la provincia di Treviso. Ammesso anche che la provincia di Treviso, ecco, queste sono proprio una copia di quello che ci arriviamo, vedete, 82 milioni di dotazione attuale provinciale e 1.365.000 metri cubi l'anno che dovrebbero essere scavati nei contesti vocati. Per dirvi che i contesti vocati è vero che saranno per 5 anni, ma sono già messi in conto come quantità che dovrà essere disponibile. Ma dicevo, Treviso rispetto a una dotazione attuale di 103 milioni di metri cubi di tutta la regione, Treviso ne ha 82 milioni, quindi perché è una provincia che ha sempre dato molto, ha anche le maggiori risorse di ghiaia, quindi qualcuno potrebbe dire la provincia di Treviso potrebbe anche contribuire un po' di più al fabbisogno regionale, ma anche in questa ipotesi, se andiamo a fare una stima sul livello regionale, 6 milioni di metri cubi anno a fronte di 103 milioni disponibili, ancora si possono coprire le necessità per i prossimi 17 anni. Quindi concludo dicendo che 17 anni c'è tutto il tempo per congelare probabilmente le autorizzazioni a quanto sono ora e discutere di regole e di modalità per sviluppare, per programmare le attività di cava diverse da quelle che sono ora. È impensabile fare un piano dell'attività di cava sulla base di una normativa che è vecchia di 25 anni. Termino leggendo una cosa che penso che gli amministratori locali, chi ha a che fare con l'amministrazione locale, fa un po' pensare, oltre che anche rabbrividire da un certo punto di vista. Il piano dice, pagina 70, nella stesura della presente parte del piano regionale delle attività di cava relativo al materiale di ghiaia e sabbia, perché c'è da dire che questo riguarda solo la ghiaia e la sabbia, ma non si cava solo questo nel piano. A parte questo, allora, nella stesura sono stati considerati tutti gli aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici, socio-economici espressi dal territorio interessato dagli insiemi estrattivi, quindi anche da questo, e dalla pianificazione in essere e i quadri conoscitivi della medesima. Quindi il PRAC di livello regionale integra ed adegua la pianificazione territoriale regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 11/2004 e in tal senso prevale sulle contrastanti indicazioni della pianificazione sottordinata, compresi i piani d'area, la pianificazione urbanistica provinciale e i piani di assetto del territorio comunali ed intercomunali. Probabilmente qualche sindaco si starà chiedendo allora cosa serve quello che stiamo facendo o dovremmo fare. Grazie. Mm-hmm.